seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Il presidente della giunta regionale, Eugenio Giani, ha fatto presente come il focus sia su due temi, ovvero quello relativo alle bonifiche e quello relativo alla cultura. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, del PD, ha illustrato l'importante aumento di risorse e i relativi interventi. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sin Sir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura, un intervento quindi importante quello che viene realizzato perché non soltanto ha a riferimento opere di notevole rilievo che devono essere realizzate nel territorio regionale ma perché soprattutto si pone in un'ottica di valorizzazione della Toscana diffusa e si pone a sostegno delle esigenze dei comuni del nostro territorio regionale per arrivare al completamento di tutta una serie di interventi che da tanti anni sono attesi. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha mosso alcune critiche mirate. Sì, in questa variazione di bilancio e complessivamente nel bilancio 2023 ci sono alcune operazioni che riguardano le società partecipate che costano tanto ai toscani per gestioni evidentemente non soddisfacenti. Per Firenze Fiera, per esempio, sono accantonati quasi 6 milioni e mezzo per la ricapitalizzazione della società. In realtà in questi giorni abbiamo letto e noi stessi abbiamo denunciato che oltre alla Corte dei Conti probabilmente può essere in arrivo anche un'indagine della magistratura ordinaria per una situazione che gli stessi soci, alcuni soci della società hanno definito tecnicamente fallita con un passivo di oltre 28 milioni di euro. Quindi abbiamo raccomandato con un ordine del giorno che speriamo la maggioranza voglia votare che la Regione metta questa ulteriore fiche solo dopo aver verificato bene la situazione economico-patrimoniale della società. Per quanto riguarda Sici Toscana, che è una società finanziaria dovrebbe entrare nell'orbita di Sviluppo Toscana, anche in questo caso si lega all'operazione FIDI, cioè alla finanziaria della Regione che dovrebbe essere dismessa a favore di Sviluppo Toscana. In realtà i tempi di questa operazione non sono rispettati e ci risultano problemi sulla quantificazione economica che la Regione dovrebbe incassare dalla vendita delle azioni. Infine l'ultima, Toscana Strade, prima ancora che parta ci costa già 5 milioni, è bene che i cittadini toscani lo sappiano, 2 milioni di presunto capitale sociale e 3 milioni per le prime spese. In realtà l'operazione è stata fatta di mandare la delibera alla Corte dei Conti, alla Garante per la concorrenza e il mercato, secondo noi non va bene perché in realtà è competente il Consiglio regionale, ma prima ancora che il Consiglio ne abbia discusso, appunto, si spendono già 5 milioni. Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani ha incentrato il suo intervento sulla necessità di programmazione. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da 2 anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi, e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo, perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha mosso alcune critiche alla variazione di bilancio. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della Regione è sui 13 miliardi, naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti, per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la Regione Toscana, più volte l'abbiamo denunciato,
non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui va a dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Elena Meini della Lega si è concentrata sulla questione strade e su quella relativa al CEU. Sì, sicuramente evidenziare la parte delle partecipate, c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiara la finalità e la fine che farà Fidi Toscana, però voglio anche evidenziare, da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CEU, che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Francesco Torselli di Fratelli d'Italia ha sottolineato come la variazione di bilancio presenti importanti criticità. La prima, il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in Regione Toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Turismo e commercio, non c'è una parola, una spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera, partecipato alla Regione Toscana, finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda. La Regione Toscana non spende una parola sul turismo congressuale. Quindi una giunta che governa una regione, che governa la regione che cresce meno in Italia, dove negli ultimi 10 anni abbiamo perso il 18% di imprenditoria giovanile, non spende una parola né per il turismo congressuale, né per il rilancio del commercio, né per l'attrattività in Toscana di fondi di investimento. È una giunta senza idee, è una giunta morta, che fa una variazione di bilancio in cui si continuano a stanziare i 100.000 euro per il teatro, i 50.000 euro per la provincia di Tizio, per la strada vicinale di Caio, per il belvedere di Sempronio, ma non ha una visione d'insieme della regione. Della cultura ha parlato Cristina Giachi, che presiede l'omonima commissione. Ma devo dire che è l'avvio del finanziamento della cultura che comunque ci consente di raggiungere e eguagliare l'anno passato quanto a tempistiche nell'erogazione dei fondi. Certo, vorremmo anticipare questi finanziamenti e vorremmo che fin dall'inizio il bilancio coprisse le spese della cultura. La parte del leone la fanno la spesa corrente, circa 8 milioni, che consentiranno di dar seguito a tutti i bandi di finanziamento per le grandi partite aperte nella regione, il teatro, lo spettacolo, tutto il mondo associativo, gli enti. Troveranno soddisfazione e potranno tirare un respiro di sollievo perché le loro attività sono coperte come li avevamo rassicurati fin dall'inizio dell'anno, ma adesso con le poste in bilancio diciamo che alla speranza si unisce la certezza di poter operare serenamente. Italia Viva, come ha spiegato Stefano Scaramelli, sostiene questa manovra di bilancio. Ma Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato. Le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEF e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Per
Per la 15ª edizione dell'Empoli Jazz Summer Festival, il 24 luglio in piazza Farinata degli Uberti, sul sagrato della chiesa della Collegiata di Sant'Andrea, si esibirà Noa, la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo. L'evento, in parte finanziato anche dalla Regione Toscana e che rientra nelle iniziative di Stasera Esco e del Luglio Empolese, è stato presentato al Palazzo del Pegaso. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato a Noa il simbolo della Toscana, il Pegaso alato. Sì, abbiamo scelto insieme al presidente Sostegni di dargli il segno distintivo della nostra regione. Noa ama la Toscana ed è uno di quei volti che può far conoscere ancora di più quanta bellezza, quanta arte, quanta cultura ci sia nella nostra terra. Abbiamo scelto il Pegaso perché rappresenta un po' bene quella che è stata la sua esperienza. Il Pegaso ci manda un messaggio forte, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Toscana, oggi è il segno della Toscana, e in quel segno ci sta la voglia di scegliere sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Oggi la parte giusta della storia da cui stare è quella di ricercare con forza la pace in Ucraina. E Noa rappresenterà uno dei tanti spettacoli, il più importante, dell'Empoli Jazz Summer Festival 2023. 15 edizioni, il senso di una comunità che cresce intorno alla musica, perché investire nella musica, investire nella cultura vuol dire investire in libertà, ed è davvero bello oggi aver ascoltato le parole di Noa, che dà il senso che la strada che abbiamo tracciata è quella giusta. Le emozioni della vita è bella hanno fatto crescere una generazione, la sua voce, le sue parole possono essere d'aiuto in questo tempo così difficile. Sì, ci è sembrato, e ringrazio il presidente Mazzeo per aver accettato l'idea, un riconoscimento importante della nostra regione, che è stata la prima a abolire la pena di morte, che in quel simbolo contiene il simbolo di tutti i valori della resistenza e in particolar modo quindi anche quello della pace all'indomani di una grande guerra che aveva sconvolto tutto il nostro territorio. E Noa è una cantante stupenda, conosciuta a livello internazionale, che ha fatto del messaggio della pace uno dei connotati della sua attività artistica e non solo, e quindi ci è sembrato veramente importante omaggiarla con il simbolo della Toscana. Contenti che il 24 sia a Empoli per un concerto straordinario e invitiamo tutti ad essere presenti. Moltissimi gli artisti che si alterneranno nelle serate del festival. Il concerto di Noa sarà l'evento di punta. Sì, la 15ª edizione vedrà tantissimi artisti alternarsi presso il Torrione di Santa Brigida, è uno degli spazi centrali lungo le mura della nostra città, e poi appunto la punta di diamante di questo cartellone sarà Noa in piazza Farinata degli Uberti, cioè tutta piazza dei Leoni, proprio sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea, che è il simbolo di Empoli. Quindi un concerto che vedrà sicuramente la partecipazione di tanti cittadini, non soltanto di Empoli ma di tutto il territorio. Quindi non vediamo l'ora di ospitare questo concerto, siamo veramente onorati e felici di avere una grandissima artista come Noa, e quindi vi aspettiamo veramente a Empoli. Noa sarà accompagnata dall'ucraino Ruslan Sirota, passaporto israeliano ma residente a Los Angeles, al pianoforte, e Omri Abramov, sassofonista di stanza a Berlino ma di origine polacca, al basso elettrico e al sax. L'artista israeliana di origini yemenite festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera e per l'occasione presenterà un viaggio a ritroso nel tempo. But I'm coming to Empoli to sing. Vengo ad Empoli per cantare, per cantare la mia musica ed esibirmi nel mio repertorio. Non vengo solo come attivista.